progetti dell'archivio dell'Istituto Nazionale, è un progetto pluriennale quello che stiamo portando avanti sull'archivio di Ferruccio Parri, un archivio che originariamente era costituito da due fondi archivistici, uno conservato qui a Milano e un altro invece conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato. A questi due nuclei si è aggiunto un terzo nucleo di carte aggregato al fondo della FIAP, della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. E l'idea è quello di ricostituire virtualmente l'intero fondo Parri originario, prima che venisse smembrato dalla famiglia, in questo progetto che si chiama E Pluribus Unum. All'interno di questo progetto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata ordinare e descrivere questo terzo nucleo di carte che è emerso appunto assieme alle carte della FIAP. E la storia è abbastanza significativa, direi, nel senso che queste carte, questi faldoni erano completamente inaccessibili perché erano presso la sede della FIAP in via De Amicis, in un locale al di là della caldaia, del locale caldaia di cui non c'erano le chiavi. Quindi noi siamo entrati con le chiavi del Comune di Milano ed è emerso questo nucleo documentario che vedete, per la gran parte dato dal fondo, dalle carte della presidenza della segreteria particolare della presidenza del Consiglio, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Di fatto, quindi, è un fondo vero e proprio che è stato preso da Parri dopo la sua esperienza di governo, che ricordiamo è avvenuta tra il giugno e il dicembre del 1945, all'immediato dopoguerra, e appunto ha portato all'emersione di questi fascicoli. Fascicoli che sono in parte conservati qui tra queste carte che sono arrivate adesso, in parte erano già presenti nei due fondi esistenti e che stiamo ricostituendo. Di fatto emergerà e sarà messa a disposizione della comunità scientifica il fondo della segreteria particolare del presidente Parri.